A Gangi storia, leggenda, tradizioni si intrecciano e fanno del centro delle Madonie uno di quei luoghi che entrano nell'anima. Le stradine strette di uno dei borghi più belli d'Italia ispirano la riscoperta. Ci si immerge nella vera essenza della comunità, di una vita nei campi, eredità tramandata dalle generazioni passate e che gli abitanti custodiscono gelosamente. Sullo sfondo l'Etna, tramonti e paesaggi, chiese, palazzi signorili, tesori custoditi nei musei. Tra i vicoli del centro storico è come fare un viaggio nel passato e durante il Natale il viaggio è indietro a più di 2000 anni fa. Un percorso che inizia dal santuario dello Spirito Santo. Il presepe naturalmente si svolge nella parte alta di Gangi e quindi tutto attorno alla chiesa madre, il percorso si snoda attorno alla chiesa madre. Il santuario è importante perché qui durante il giorno arrivano diversi pellegrini e diversi gruppi che ci chiedono di poter celebrare, di potersi fermare in attesa del loro turno di ingresso al presepe e quindi il santuario accoglie diversi pellegrini, tanti gruppi accompagnati dai parroci. È significativo e d'impatto proprio l'inizio del presepe vivente perché lo spettatore non si aspetta di iniziare con un momento di preghiera e quindi proprio all'inizio di questo percorso c'è la recita del Padre Nostro che immette, ecco, già in un contesto religioso di riflessione e che coinvolge davvero tutte le sfere della persona, quindi non è solo qualcosa da vedere scenicamente ma è anche, ecco, un'occasione davvero per riflettere, per pregare, per meditare. Si era pensato di creare un presepe diverso e abbiamo preso al volo un'idea del Forum Giovani. Le scene sono 10, dalla scena sotto il campanile, poi entriamo in chiesa dove c'è la rappresentazione di Gesù e la Madonna, la corte di Erode, l'annunciazione a Maria, l'annunciazione a Giuseppe, lo sposalizio al mercato. Dopodiché si arriva nella zona governata dai romani con le carceri, si arriva di nuovo sotto la torre campanaria dove ci sarà la natività vera e propria. Tra figuranti e quelli che poi non si vedono saremo intorno ai 250. La vita di Betlemme è tra gli antichi quartieri del borgo nel cuore della Sicilia. Santa Lucia, Piazza del Popolo, la Chiesa Madre, tutto è perfetto per immergersi nella cristianità e in un turbinio di emozioni. A Gangi il presepe è Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Un presepe veramente particolare che in questi anni è diventato fra i primi tre d'Europa, quindi è una grande realtà, lo dimostra la gente, abbiamo tutto esaurito in tutti e quattro i giorni, di sicuramente è diventato un appuntamento importante per la Sicilia e per l'Italia. Gangi ha l'unico santuario dello Spirito Santo in Italia, ce ne sono due nel mondo e lo Spirito Santo ci ha aiutato anche nel tempo. Abbiamo tantissime persone che vengono a visitare il presepe, tutti escono felici e contenti e quindi siamo ripartiti veramente alla grande. Noi lavoriamo oramai da 10 anni con delle ricerche storiche approfondite dove cerchiamo di togliere ogni incoerenza e cercando di far diventare ogni scena coerente con il passato e con l'anno zero. Il presepe inizia e finisce nello stesso posto dove c'è la nascita e la reincarnazione di Gesù. Il presepe vivente, come tutte le altre manifestazioni che facciamo a Gangi,
si basano sul volontariato e sulla partecipazione dei cittadini. E questo è molto bello, perché fare comunità significa tutti collaborare per far riuscire le manifestazioni. È una mozione bellissima, perché la pandemia, a parte i problemi che ci ha creato e ci ha rintristito tutti, e vedere di nuovo la gente allegra, la gente che ritrova se stessa, è molto bello. Il silenzio, il vento e il racconto, gli sguardi complici dei figuranti, guidano lo spettatore in ogni scena. Mentre pastori, mercanti, suonatori, giocolieri disegnano uno spaccato della vita dell'antica Palestina, ma è l'emozione dei visitatori l'elemento costante. Quando Giuseppe con la Madonna salgono sull'asinello per andare a cercare una locanda dove alloggiare, e purtroppo invece vengono derisi da ragazzi scalmanati che bevono, dai centurioni che sono abbastanza violenti, però poi c'è una luce, illumina il centurione capisce che invece bisognava aiutare la nascita. Siamo molto legati a questa manifestazione, alla possibilità di portare nel nostro piccolo una manifestazione di questo tipo e riuscire a trasmettere delle emozioni che riusciamo a leggere nei volti della gente che ci viene a trovare, ma anche forse in primis nei nostri volti. Fortissima, al parto ogni volta finisco per piangere, non si può spiegare, il presepe qua a Gargi è unico. Al momento della nascita di Gesù, quando dopo le doglie di Maria alzo Gesù e lo porgo nelle braccia di Maria, gli sguardi della persona che sta con me in quel momento, e anche un po' immaginando quello che simboleggia quell'azione, quel gesto, è qualcosa che mi porto dentro.
Il primo anno sono stato Erode, la prima edizione, poi in parte il marito di Elisabetta, un profeta, e adesso da qualche anno faccio interpreto il Re Maggio, uno dei tre. E per chi ci crede è un cammino di fede. C'è chi è laico, lo vede solo dal punto di vista scenografico, anche dal punto di vista teatrale, o lo vede anche dal punto di vista umano. Chi invece è cattolico e cristiano lo vede da quel punto di vista ed è bellissimo. Nel silenzio e in quella mangiatoia riscopriamo la vera essenza del Natale. Si è coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell'evento che è vivo e attuale. Nell'attesa riscopriamo noi stessi. Sant'Agostino diceva che i tempi cattivi si riconoscono perché gli uomini sono cattivi, e allora se vogliamo tempi buoni dobbiamo imparare ad essere uomini buoni, perché noi siamo il tempo che viviamo, e allora se saremo uomini e donne capaci di tenerezza sapremo dare anche al mondo un tempo di tenerezza. A toccare la povertà, a seguire la via dell'umiltà che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla croce. È un appello a incontrare Gesù in chi ha bisogno, a cogliere l'essenziale e a vivere con gioia. A Gangi è un Natale che insegna ad amare. Quest'anno è questo quello che mi viene da dire: riprendiamo a vivere, riprendiamoci quello che ci appartiene, nient'altro. Il messaggio che diamo in questo presepe è bello riceverlo, come dicevo all'inizio, sia dentro gli occhi della gente che dentro il cuore. Speriamo di riuscirci sempre.